In questa carrellata di finali delle opere di Pirandello andiamo a vedere anche il finale di un'opera teatrale, Sei personaggi in cerca d'autore. E proprio per questo dobbiamo prima introdurre molto velocemente le opere teatrali, le fasi nelle quali Pirandello scrisse appunto le sue opere. Considerate che a livello internazionale Pirandello è conosciuto soprattutto per il teatro, perché in questo ambito apportò delle no modifiche notevoli, soprattutto nella terza fase. Adesso andiamo a vedere con ordine. La prima fase del teatro di Pirandello è quella del cosiddetto teatro siciliano, nel quale appunto lui scrive opere per lo più in dialetto siciliano, quindi riservate soprattutto ad un pubblico che conosceva questa tipo di espressione, e sono opere, quasi sempre sono le trasposizioni di novelle che lui scrive, perché Pirandello fu anche l'autore di una raccolta di novelle che è Novelle per un anno. Ma la seconda fase già invece lo comincia a rendere più conosciuto in ambito italiano, perché la fase invece del teatro del grottesco, le opere sono in italiano e hanno un discreto successo. Teatro del grottesco perché ci si riferisce alle grottesche erano le decorazioni che vi erano nella Domus Aurea di Nerone, quindi nella sottoterra, in una zona sottoterra, e infatti grottesco da grotta, perché quello che vuole rappresentare Pirandello è ciò che viene nascosto, ciò che normalmente non viene rappresentato. In questo caso ciò che si nasconde dietro la società borghese, tipica dell'inizio del Novecento, che in apparenza dimostra di avere grandi valori e di non pensare solo al denaro, ma di essere legata anche alla cultura, alla famiglia, eccetera, ma di fatto nasconde proprio individualismo e indifferenza verso i componenti stessi della propria famiglia. Infatti vengono rappresentate normalmente situazioni in cui il matrimonio, ad esempio borghese, viene messo in discussione, quindi se ne sottolineano tutti i limiti. Ma la fase che ci interessa di più è appunto la terza fase, quella del teatro nel teatro oppure metateatro, perché qui Pirandello, oltre ai contenuti delle sue opere che sono molto particolari e vanno ad indagare sempre la questione dell'identità, come vedremo nei Sei personaggi in cerca d'autore, ma trova anche delle nuove tecniche per raccontare su un palcoscenico queste tematiche. Infatti Pirandello sfonda la cosiddetta quarta parete, quella, se voi immaginate un palcoscenico, no? Le tre pareti ovviamente visibili sono quelle che si trovano ai lati e sullo sfondo del palco, ma di fronte, tra gli spettatori e gli attori, è come se vi fosse una parete invisibile, perché gli spettatori non possono salire sul palco e gli attori una volta non scendevano dal palco. Pirandello invece introduce questa novità, cioè gli attori possono scendere dal palco e trovarsi in mezzo al pubblico. C'è un motivo ben preciso per cui fa questo: vuole far capire al pubblico che quello che lui rappresenta sul palco, quindi quelle contraddizioni tipiche della nostra realtà, quella riflessione sull'identità, non riguarda soltanto la finzione, ma riguarda la realtà, riguarda tutto. Cioè, ogni persona del pubblico potrebbe essere tranquillamente uno dei personaggi delle sue opere, perché nessuno può sentirsi al di fuori di queste problematiche che lui tratta. L'ultima fase, la fase del teatro del mito, in cui l'opera più importante sono i giganti e la montagna, che però restò inconclusa perché lui non riuscì a portarla al termine prima della sua morte. Il mito, perché appunto vengono costruite sempre delle riflessioni sulla società contemporanea attraverso una sorta di riferimento alle fiabe antiche, ai miti antichi, in contrapposizione invece alla tecnologia moderna.
E andando a vedere nello specifico i sei personaggi in cerca d'autore, di cui poi vedremo il finale, quest'opera fu rappresentata per la prima volta nel 1921 al Teatro Valle a Roma, dove fu accolta in maniera pessima. Gli spettatori, di fronte a questo abbattimento della quarta parete, di fronte a quest'opera che sembra alla fine sconclusionata, reagiscono in maniera irosa, quindi addirittura proprio prendendosela con l'autore, sentendosi quasi presi in giro. Andrà meglio nelle rappresentazioni successive, nelle repliche soprattutto a Milano e poi soprattutto all'estero. All'estero quest'opera fa vedere un nuovo modo di utilizzare il teatro e di trattare la tematica dell'identità e del relativismo. L'opera praticamente mette in scena una compagnia teatrale guidata da un capocomico che sta facendo le prove per uno spettacolo, tra l'altro una commedia proprio di Pirandello, così essere il gioco delle parti. E irrompono sulla scena a un certo punto sei personaggi che racconteranno la loro storia e convinceranno il capocomico a rappresentarla. Si tratta del padre, della madre, del figlio, della figliastra, giovinetta e della bambina. Il padre e madre erano ovviamente sposati, avevano un figlio che però avevano appunto figlio, però a un certo punto i due si lasciano, quindi divorziano, e la madre ha da un altro uomo la figliastra. Quando muore il secondo marito della madre, lei si trova in condizioni economiche disastrose, per cui inizia a lavorare nella bottega di Madama Pace, che dietro una bottega di sartoria nasconde in realtà una casa d'appuntamenti, e la figliastra inizia a prostituirsi proprio in questa casa d'appuntamenti. Per cui, quando il padre si reca appunto nella casa di Madama Pace e trova la figliastra, tra l'altro sta per avere un rapporto con lei che viene interrotto proprio dall'arrivo della madre che svela quello che stava accadendo, e il padre vede le condizioni in cui è costretta a vivere la moglie, l'ex moglie, e decide di riprenderla con lui in casa. Da questa seconda fase del matrimonio nasceranno il giovinetto e la bambina. All'interno della famiglia, però, le tensioni sono altissime fra la figliastra e il padre, che litigano sempre. Il figlio si sente messo da parte per i conflitti continui, e a un certo punto avviene una tragedia, perché mentre il giovinetto e la bambina stanno giocando presso una fontana, nessuno li controlla perché sono tutti presi dal proprio individualismo e dai propri problemi personali. La bambina annega, il giovinetto resta profondamente turbato da questo avvenimento, tanto che alla fine si ucciderà. Quindi questa storia dovrebbe essere rappresentata dagli attori, che però provano a metterla in scena, ma vengono continuamente interrotti dai personaggi che intervengono perché non si riconoscono nel modo in cui gli attori stanno rappresentando la loro storia, e danno anche versioni diverse. Soprattutto il padre e la figliastra spesso intervengono per contraddirsi l'uno con l'altro. Quindi vedete come le tematiche siano sempre le solite che abbiamo già visto, cioè il relativismo, ognuno ha il proprio punto di vista, ed è difficile quindi l'impossibilità del dramma, perché è impossibile rappresentare attraverso una tragedia e quindi attraverso un modo di esprimere il teatro che compone la realtà, che la organizza, che dà un senso alla realtà, eventi di questo tipo, perché ormai nella contemporaneità, l'abbiamo già detto, e la tragedia non è più il modo migliore per rappresentare le contraddizioni della realtà. E vi è la ricerca sempre dell'identità di questi personaggi che vorrebbero essere rappresentati, e che, come vedete, non hanno nomi, hanno soltanto il loro ruolo come modo per indicarli. E poi vi è anche una velata critica alla famiglia borghese, sempre come vedete, nella quale si nascondono tanti segreti e un modo di vivere che alla fine provoca la tragedia, perché vi è anche poca attenzione nei confronti dei più deboli, quindi dei più piccoli della famiglia. Quello che
noi vediamo, essendo rappresentata sul palco una rappresentazione teatrale, si parla di metateatro, cioè vi è una riflessione proprio sullo teatro. E della rottura della quarta parete avevamo già parlato.